Un 2-3 pirotecnico prima di una sosta, salvo clamorosi imprevisti, fino al 24 novembre. Il San Marco espugna il Manzi e condanna l'Audace Barletta al primo stop casalingo dopo due risultati utili racimolati contro Vigortrani e Real City. Consueto 4-3-3 per i biancorossi di Iannone, con Piaroli e D'Onofrio nel tridente e Musa al centro dell'attacco. Risponde la formazione d'Auna con Ruggiri in avanti e Menicozzo schierato in difesa. Pronti via e il San Marco va vicino al vantaggio con Ruggiri al quarto che penetra in aria, ma si fa respingere la conclusione da Cilli, ispirato l'attaccante del San Marco, che 4 minuti dopo riesce a destreggiarsi bene in aria, ma il suo tentativo è fuori misura. Per l'Audace risponde D'Onofrio sull'azione successiva, ma il suo destro finisce di pochissimo fuori. Nella seconda parte del primo tempo è l'Audace a rendersi maggiormente pericoloso, con una punizione dello stesso D'Onofrio alla mezz'ora che spaventa Musco, poi con un colpo di testa di capitano Ruggero Rizzi che non inquadra la porta. Nel momento migliore della formazione barlettana il San Marco passa, errore in fase di disimpegno di Cilli che perde la palla e Ruggiri, seppur da posizione defilata, è bravissimo a trovare lo spiraglio giusto per depositare in rete. A complicare i piani di Rizzi e compagni ci si mette l'espulsione di D'Onofrio che lascia i suoi in 10 dopo una doppia munizione. Prima del duplice fischio ancora Ruggiri pericoloso con un tiro a giro di pochissimo al lato. Nella ripresa l'Audace prova a recuperare con una punizione dal limite di Musa che non inquadra tuttavia la porta. Ben più incisivi i tentativi del San Marco con una conclusione di Viola prima respinta da Cilli e poi con il tentativo di Menicozzo sugli sviluppi del corner seguente che viene bloccato dal portiere barlettano. Per i biancorossi si mette in mostra il Bibi Colucci al 14°, tiro cross insidioso che termina alto, non di molto. Al 17°, altra tegola per l'Audace, capitan Rizzi lascia i suoi in 9 dopo un fallo sulla mediana. La doppia inferiorità numerica inaspettatamente galvanizza gli uomini di Iannone che 2 minuti dopo vanno vicini al pari con un'inzuccata di Dinielli fuori misura. Gol solo rimandato perché al 24° l'Audace ristabilisce la parità con un calcio di rigore trasformato in modo impeccabile da Musa. Gara nuovamente in equilibrio ma solo momentaneo perché 2 giri di lancette dopo è bravo il neoentrato Sené per gli ospiti ad approfittare di una disattenzione difensiva merlettana e a depositare comodamente in rete. Tutto da rifare per il club di casa che rischia il tracollo poco dopo con una botta al volo del solito Ruggiri che finisce fuori. Ultimi minuti al Cardiopalma, al 40° una bomba dalla distanza su punizione del centrale Dinielli fa esplodere la panchina di casa per il nuovo pari. Poi in pieno recupero Guacci sbaglia un contropiede ma Ruggiri dalla parte opposta non fallisce il lob che consegna 3 punti pesanti al club del patron calabrese.